Ministro, si parla di beni confiscati, si tolgono alla criminalità per restituirli alla società civile e imprenditoriale. Lei ha detto che alcuni di questi possono essere destinati anche all'accoglienza degli ucraini. Certamente questa è un'operazione che abbiamo fatto immediatamente appena ci sono stati i primi arrivi di ucraini sui nostri territori. Abbiamo verificato che abbiamo circa 1800 posti letto in numerosi appartamenti, alcuni immediatamente fruibili, e ho dato indicazione di immediatamente dar corso anche all'allestimento di questi immobili. Questi sono quelli in uso e non ancora destinati, e quindi in capo all'Agenzia dei Beni Confiscati. Ci sono anche dei beni che sono stati assegnati ai comuni e casomai non ancora utilizzati, e lì i comuni hanno dato la disponibilità a utilizzare anche questi laddove non ancora occupati per finalità di questo tipo. È un modo di riutilizzare dei beni confiscati, credo, nel modo più solidale possibile.